siamo a Parco Città per il compleanno, appunto, per il secondo compleanno di Parco Città con il fotografo Michele Sepalone. Ci può dire che cosa l'ha ispirato nel fare le fotografie che sono esposte all'interno di Parco Città? Sì, semplicemente all'epoca ho di documentare il grave degrado e disagio cui versava questa bella struttura che era nata proprio per favorire i giovani, cosa che poi è stata realizzata appunto con il progetto Parco Città che ha portato avanti questa mission. Era una situazione veramente indicibile, come raccontano appunto le mie foto, stratificata negli anni, chiaramente, perché non si può realizzare quel disastro in poco tempo. E quindi lo scopo è stato quello, documentare per futura memoria. L'occasione è stata propizia in questo secondo compleanno, non a caso la mostra l'ho intitolata Quando non ancora mi chiamavo Parco Città, per appunto mettere in confronto le due realtà, quella bruttissima del passato e quella di questo presente futuro che oggi stiamo fortunatamente vivendo come città. Quindi in qualche modo voleva essere una denuncia dello stato in cui verteva la struttura, dell'abbandono? Anche perché alcune foto all'epoca le misi sui social, Facebook in primis. Insomma, per cercare di portare un po' l'attenzione su questo problema, certo. Perché alla fine è una struttura dedicata appunto ai ragazzi, alla fine, ai giovani. E quindi in questo caso era il dispiacere vedere come soldi anche pubblici spesi non venissero poi utilizzati nella maniera più bella e positiva, come sta appunto succedendo, grazie a queste associazioni e al comune di Foggia.